nazionali che hanno fatto variazioni sul tema, e questo era uno dei pezzi più, che ha avuto più fortuna in questo senso, è stato rifatto da tantissimi autori, tra cui lì nel 1900 già era stato ripreso, e secondo me però la versione di Vivaldi è la più struggente, la più emozionante. Però era un modo molto, molto usato di fare studi, quello di riprendere brani tradizionali, spesso da questa, e lavorarci su.
dell'Ordine del Sole, conferita al compositore da sua musa, lo Shah di Persia. Proprio per questa composizione che andremo ad ascoltare, Marcia Persiana, opera 289. Thank you.
lotta ed eseguita da tutti gli autori tradizionali. Grazie.
vita e materiale con cui mettere e far eseguire le sue opere. E questo vi lascio al concerto. Thank you.
scoperto che si intitola Piccolo Nero, e anche qui si torna abbastanza ai bambini, perché lui si utilizzò questa aria proprio per un balletto per bambini. Piccolo Nero.
autore del Novecento, questo pezzo si chiama Le sere del distretto di Mosca. E questa è una trascrizione di Vampa, in realtà questo autore era americano, partecipò a un concorso che si teneva in Russia, il concorso Tchaikovsky, e questo autore americano era innamorato della cultura russa e fece questa splendida trascrizione per pianoforte, e fu un amore reciproco. Questo avvenne negli anni 50, in un momento in cui tra Stati Uniti e Russia non c'era un sangue, mettiamolo in questo modo, ma la musica era